Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica e con un evento luttuoso che ha colpito la nostra regione che intera piange la scomparsa di Antonio Falconio, politico di lungo corso nella Democrazia Cristiana e presidente della regione Abruzzo dal 1995 al 2000 per il centro-sinistra. Falconio è stato personalità di spicco della politica italiana e convinto sostenitore del bisogno di unire le regioni del centro Italia. Il servizio di Serenia Secondi. La prima ricetta è quella di uscire da questa condizione di pantano. Le cronache del Consiglio regionale spesso sono penose, no? Uscire da questa specie di pantano, darsi tutta una scossa, ma non solo alla politica, ma anche gli imprenditori, il sindacato, le organizzazioni professionali, darsi una scossa e mandare, elaborare per la regione che verrà classi dirigenti che avvertano come non sia, come il lascito degli ultimi 14 anni, più o meno, non sia assolutamente un campo di rose. Un uomo arguto e brillante, l'Abruzzo rende l'ultimo omaggio ad Antonio Falconio, che ieri si è spento ad 83 anni nella sua casa di Roma. Presidente della Regione Abruzzo dal 95 al 2000, per anni leader della Democrazia Cristiana, prima nella corrente di Amintore Fanfani, poi nel gruppo di Lorenzo Natali, Falconio aveva iniziato la sua carriera politica con la Democrazia Cristiana, ricoprendo la carica di capogruppo alla provincia dell'Aquila, al comune dell'Aquila e nel Consiglio regionale dell'Abruzzo. Vice sindaco al comune del capoluogo abruzzese, eletto deputato con l'incarico di responsabile alla comunicazione, Falconio nella DC è stato anche responsabile dell'ufficio per i problemi sociali della direzione centrale. Laureato in scienze politiche, Falconio è stato giornalista del GR Rai e direttore responsabile del settimanale La Discussione, fondato da Alcide De Gasperi. Il Falconio inedito è quello dotato di senso of humor e di grande capacità di fascinazione, è quello che abbiamo goduto quando nelle riunioni con le regioni europee lui sciorinava il meglio di sé e risultava, chiamiamo così, la presenza più eccezionale all'interno dell'assemblea stessa. Il presidente della regione d'Europa, il catalano Jordi Pujol, disse di Falconio che era uno degli uomini più illuminati che avesse mai incontrato, come il presidente della Corsica Bajani, come il presidente della regione Languedoc-Roussillon, come presidenti di altre regioni d'Europa, Land e Contee, che avevano in Falconio un riferimento fisso. Questo ha dato anche la possibilità per l'Abruzzo di concentrarsi su un progetto poi defilatosi, che era quello di Centronia, con Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana, per definire quello che veramente era la vocazione originaria di questa regione, non adesso come ultima regione del meridione. E ovviamente si sono susseguiti ricordi, a partire dal presidente attuale della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, della personalità di Antonio Falconio e poi tanti altri, e nella giornata di oggi bandiere a mezz'asta proprio per ricordare l'ex presidente scomparso. Cambiamo argomento adesso, apriamo l'ampia pagina dedicata al Covid perché ci torneranno le mascherine all'aperto in tutta Italia, ci sarà una riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi e anticipo della terza dose di richiamo a 4 mesi dopo l'esame e l'eventuale via libera dell'AIFA. Sarebbero queste infatti, secondo quanto si apprende, le decisioni che la cabina di regia dovrebbe aver preso oggi per poi passare al vaglio del Consiglio dei Ministri. Fino al 31 dicembre vietati eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. È uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo in cabina di regia, anche con l'obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia, visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione. Dunque ci dovrebbe essere, lo ripetiamo,
La riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi e le mascherine all'aperto in tutta Italia. Anche perché la situazione dei contagi è in netto peggioramento in Abruzzo e in particolare in provincia di Chieti. Col professor Cipollone abbiamo analizzato il momento attuale e la riconversione di alcuni reparti del Santissima Annunziata che, conferma Cipollone, vede ricoverati soprattutto persone non vaccinate. È una vera impennata quella dei contagi da Covid in Abruzzo. È un segnale in crescita e continuerà a essere in crescita anche nel periodo natalizio e subito dopo, quindi ci dobbiamo aspettare un'ulteriore situazione di emergenza. La variante Delta è quella che preoccupa di più per ora, ma la provincia di Chieti è quella dove si sta diffondendo con più velocità la variante Omicron. Si parla ormai del 15% dei tamponi positivi. I dati attuali sono ancora legati prevalentemente al colpo di coda, diciamo così, della variante Delta. Però Omicron è già al 15% circa e diciamo come in tutta l'Europa si stima che soppianterà nel breve Delta, non necessariamente più virulenta di Delta, quindi con forme più gravi ma molto più contagiosa. L'ospedale Santissima Annunziata di Chieti è preparato però ad affrontare qualsiasi evoluzione di sovraccarico del sistema sanitario. Abbiamo già riconvertito la pneumologia in un reparto Covid, è già ai 2/3 occupata, nei prossimi giorni verosimilmente riconvertiremo la clinica geriatrica, quindi la terza medicina, in un reparto Covid, è pianificata l'apertura di Atessa come ospedale Covid a bassa intensità e poi se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare ci sono scenari anche di riposizionamento di altri tipi di reparti in reparti Covid. Qual è la tipologia dei pazienti ricoverati? Sì, la tipologia dei pazienti ricoverati per 9 casi su 10 sono persone non vaccinate, diciamo abbiamo ragazzi anche giovani, abbiamo un 39enne ricoverato ad esempio, quindi persone che o per scelta o per necessità non hanno fatto il ciclo vaccinale e hanno quindi contratto l'infezione. 1 su 10 soltanto sono persone vaccinate, anche molto anziane, abbiamo un 96enne, quindi persone che avevano fatto il vaccino molti mesi fa e sono adesso quindi con minore copertura, ma sono persone, ad esempio il 96enne, che se non fosse stato vaccinato avrebbe avuto un esito sfavorevole sicuramente. E anche in area Vestina, così come in tutta la regione, torna la paura per i contagi. Appena chiuse le scuole su ordinanza del primo cittadino, mentre a Loreto Prutino per ora solo alcune classi sono in DAD. Dai sindaci l'appello a trascorrere le festività in sicurezza. Stefano Recanati. Penne sta vivendo un po' ancora quella che è l'ondata della pandemia, le scuole hanno avuto questo stop, ecco com'è la situazione anche in vista delle festività? Abbiamo purtroppo un dato allarmante che c'è la diffusione del virus tra i giovani, quindi questo mi ha spinto a chiudere le scuole in presenza e i centri sportivi relativi alle attività non agonistiche. Diamo una prima risposta in attesa appunto dei provvedimenti del governo, dobbiamo trascorrere un Natale tranquillo, sereno, dobbiamo avere in mano la consapevolezza e la sicurezza di combattere questo virus, quindi invito i cittadini anche ad utilizzare ogni strumento utile come ad esempio un tampone prima di sedersi a tavola a Natale per combattere la diffusione del Covid sul territorio. Sono preoccupato, il rischio è concreto e spetta a noi cittadini adoperarci affinché insomma questo spettro sia allontanato. Io sono convinto che l'esperienza del passato ci possa aiutare e sono anche convinto che i cittadini abbiano capito la lezione qui. Sindaco Starinieri, situazione Covid nel comune di Loreto Prutino, anche alla luce poi di quello che sono i problemi anche all'interno delle scuole. Beh, ecco, dopo i 632 casi della giornata di ieri in provincia, in Abruzzo sicuramente ci sono più casi anche a Loreto, quindi purtroppo i casi stanno aumentando e saranno sempre più. Abbiamo i primi tamponi positivi a scuola, anche se oggi è l'ultimo giorno perché prima c'erano solo gli antigenici, quindi sono state chiuse solamente delle classi. Adesso con le vacanze speriamo che poi con il comportamento adeguato, che invito a tutti i cittadini, alle famiglie, per come comportarsi con i cenoni, con i veglioni e comunque ad incontrare gli altri, ecco, sulla vita sociale, di fare qualche sacrificio per il massimo contenimento, quindi di usare la mascherina,
di evitare gli assembramenti e soprattutto per chi già può farlo di fare la terza dose, ma soprattutto a chi ancora non crede il vaccino di cambiare idea, perché anche, diciamo, per mia conoscenza, chi sta andando in ospedale e chi non è vaccinato. E io invito pure i genitori a farlo per i bambini dai 5 agli 11 anni. Certo, gli auguri di buone feste, Natale, Capodanno, Epifania, di usare il buon senso. Ecco, possono essere DPCM, circolari, raccomandazioni governative, ma chiedo ad ognuno di usare il buon senso, quindi di comportarsi come meglio crede per evitare il contagio. Cambiamo argomento, andiamo a Teramo, un momento storico, così il primo cittadino Gian Guido D'Alberto ha definito la firma del nuovo contratto di igiene urbana dopo oltre un ventennio. Ania Cantagalli. Sindaco, ha firmato questa mattina un nuovo contratto di igiene urbana dopo 21 anni, praticamente per i cittadini cosa cambierà? È un momento storico sotto l'aspetto politico-amministrativo, non è solo la firma di un atto giuridico, la sottoscrizione di un atto giuridico, significa dare stabilità ad un rapporto con la società che gestisce il servizio di igiene urbana a tutela dei cittadini, perché il contratto consente ovviamente un controllo puntuale, efficace da parte dell'amministrazione, consente la verifica del rispetto della cosiddetta carta dei servizi. Consente anche l'applicazione di misure sanzionatorie nell'ipotesi appunto in cui vengano violate le disposizioni del disciplinare, ma significa soprattutto dare solidità, stabilità ad un'azienda oggi trasformata in house e che quindi torna ad appartenere ai cittadini teramani, alla quale abbiamo voluto dare prospettiva. La prospettiva la si dà soltanto attraverso un percorso chiaro, una visione che noi abbiamo tracciato di stabilità e che ci dovrà portare necessariamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini teramani, la qualità del servizio, quindi del decoro urbano, il potenziamento ulteriore della raccolta differenziata che abbiamo già migliorato in modo esponenziale, vincendo anche il premio Comune Riciclone. Ecco, insomma, tutta una serie di prospettive che poi ovviamente dovranno avere come punto di caduta una prosecuzione nella riduzione della tariffa che dal 2018 al 2021 con la nostra amministrazione è già stata abbattuta grazie a una gestione al servizio dei cittadini e non della politica, e poi dare a Team quel ruolo che le spetta sull'igiene urbana. Un contratto di 15 anni ci consente di programmare e consentire di attribuire a Team il ruolo centrale di riferimento del subambito provinciale nell'ottica ovviamente dell'avvio della funzione, dell'entrata in funzione dell'Agir, quindi dell'autorità unica. Team deve essere il riferimento della provincia di Teramo e in questa direzione stiamo andando, a cominciare dall'interlocuzione col Mote. Un dolce regalo di Natale degli studenti dell'alberghiero De Cecco di Pescara, che hanno donato i dolci preparati a scuola alla comunità di Sant'Egidio. Paolo Renzetti. Davvero un bel gesto quello dell'alberghiero De Cecco di Pescara, donare i dolci fatti dai ragazzi della vostra scuola, professoressa, per Natale alla comunità di Sant'Egidio. Noi li abbiamo donati perché vogliamo vivere il Natale come un momento di autentica umanità e quindi abbiamo pensato di dare un contributo alle famiglie più indigenti della nostra città. Il contributo è stato quello di realizzare una serie di dolci e i nostri ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo. Sono loro che hanno lavorato nel nostro laboratorio di pasticceria e hanno offerto il loro tempo, hanno offerto il loro entusiasmo, hanno offerto il loro impegno, e questo per noi è un grandissimo valore educativo. Educare alla solidarietà, educare alla generosità, io credo che sia il messaggio più bello che noi possiamo lanciare in questo momento e in occasione del Natale. Un gesto molto bello, soprattutto che viene da dei ragazzi che sono stati veramente protagonisti di questa iniziativa. Cioè, è bastato semplicemente proporla che loro hanno aderito sia a scuola nelle attività curriculari sia anche a casa, quindi hanno, diciamo, coinvolto le loro famiglie in questa iniziativa. Pensare non solo a se stessi, a pensare ad un buon Natale per la propria famiglia, ma anche a chi ha molte più difficoltà. E poi è bello perché si inseriscono in una rete di aiuto e di solidarietà che la comunità di Sant'Egidio sta mettendo, insomma, in campo e che arriva da tante persone. Cioè, ognuno nella sua vita, per com'è, con l'età che ha, la sua condizione, può dare qualcosa, perché nessuno è così triste o povero o in difficoltà da non poter aiutare un'altra persona. Quindi la rete nella quale si inseriscono questi ragazzi, io un po' ci tenevo a dirlo, è grandissima, non solo nella città di Pescara ma un po' in tutto il mondo. Quindi è questo forse il senso di unità, anche, no, di comunione che il Natale ci può portare.
Questa mattina a Francavilla al Mare è presentata la stagione teatrale del Sirena. Numerosi gli eventi di rilievo con nomi di eccellenza. Torna la stagione teatrale dell'Auditorium Sirena sotto la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti. 9 appuntamenti in cartellone con la partecipazione di grandi nomi del mondo dello spettacolo, grazie al sostegno dell'assessorato alla cultura e dell'amministrazione comunale di Francavilla al Mare, guidata dal sindaco Luisa Russo. Dopo le due ultime esaltanti stagioni artistiche che hanno visto la presenza di grandi nomi quali Giancarlo Giannini, Sergio Cammariere, Uto Ughi e la stagione online Pillole di Teatro, la nuova programmazione dell'Auditorium Sirena vedrà tra i suoi protagonisti artisti molto noti al grande pubblico con spettacoli di primissimo livello e di contenuto. Siamo molto felici di aver fatto questo cartellone che ha due caratteristiche importanti: la qualità degli artisti che prendono parte alla stagione, la qualità dei loro spettacoli e poi ed è rivolto ad un pubblico variegato, soprattutto al mondo dei giovani. I nomi ce ne sono tanti, da Lina Sastri a Monica Guerritore, Enrico Rava che suonerà in coppia con il pianista Fred Hirsch, John Sarman, un mito del sassofono jazz, 77 anni, grandissimo musicista britannico, e poi Peppe Servillo con un omaggio a Lucio Dalla, due spettacoli rivolti al mondo giovanile. Mi riferisco a Francesco Montanari, libanese del romanzo criminale, ma un attore molto amato da tutti, con un omaggio ad Italo Calvino. E poi Giulia Michelini con la sorella Paola Michelini, una produzione Teatro Stabile d'Abruzzo insieme a Stefano Francioni, che proporrà uno spettacolo sulla figura femminile. Ecco, questo credo sia il nostro leitmotiv, spero che il pubblico possa recepire questo nostro messaggio. Il cartellone è stato stilato ovviamente in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Francavilla al Mare, con l'amministrazione guidata dal sindaco Luisa Russo, che ringrazio, e speriamo di ripartire con grande slancio, sempre rispettando le norme ovviamente anti-Covid che sono in vigore. Un cartellone di rilievo che serve anche per rilanciare la struttura di Palazzo Sirena a Francavilla. Devo dire che questa struttura ha continuato a vivere, anche durante per esempio il periodo del lockdown. Noi abbiamo proposto Pillole di Teatro, una rassegna online con Lino Guanciale, Edoardo Siravo e tanti altri. Poi abbiamo ospitato delle prove generali qui con Anna Foglietta, Lino Guanciale, Vanessa Gravina, quindi un teatro che è vivo. Io l'ho definito l'affresco nuovo della nostra città e insieme al sindaco Russo e all'assessore Rapino, secondo me, andremo in questa direzione. Questo è un punto nodale per la nostra comunità, quindi senza teatro, senza cultura si vive sicuramente meglio. Qui è il luogo dove poter sognare, poter identificarsi in quei personaggi e poter anche riflettere. E mi auguro che questo possa accadere con questa programmazione. Adesso apriamo l'ampia pagina di sport. Ieri ultima giornata in Serie C e in Serie D e partiamo proprio dalla Lega Pro e dal Pescara, che chiude l'anno con un punto, quello raccolto al Del Conero di Ancona contro i dorici di Gianluca Colavitto. A Rolfini risponde Pompetti e così il Delfino tocca quota 32 punti in classifica. Il Pescara interrompe la serie di vittorie consecutive pareggiando in casa dell'Ancona Matelica per 1-1 dopo 90 minuti combattuti. Divisione della posta alla fine giusta, con il Delfino apparso pugnace e grintoso, così come piace ai tifosi. Al Del Conero Auteri cambia ancora formazione con gli innesti dall'inizio di Jacobucci e Diambò. A sorpresa il bomber Ferrari parte dalla panchina. I biancorossi di Colavitto si schierano con il 4-3-3, fuori per infortunio l'ex biancazzurro del Sole. Quasi 3.000 gli spettatori sugli spalti, con numerosa rappresentanza pescarese. Avvio veloce delle due squadre al decimo, con la punizione di Sereni e palla in area per Del Carro, che al volo mette clamorosamente al lato. Gara subito vivace e palpitante. Al sedicesimo tocca a Pescara, questa volta a Pompetti, dalla distanza impegnare centralmente il portiere Avella. Al ventiduesimo però la squadra di casa la sblocca con il corner di Sereni ed il colpo di testa di Rolfini, che svetta in area quasi indisturbato, mettendo alle spalle di Jacobucci il pallone dell'1-0. Doccia gelata per il Delfino, che cerca però subito di reagire, ma al 26esimo Dursi in area marchigiana incornallato. La velocità dei padroni di casa non agevola la manovra abruzzese. Alla mezz'ora ci prova anche De Marchi, che di testa sugli sviluppi di un corner non inquadra lo specchio della porta. Spostano in avanti il baricentro gli ospiti, che trovano il pareggio al 36esimo con Pompetti, che dei 30 metri trova una diversione di Massetti, mettendo il pallone alle spalle del portiere di casa. Festa grande nella curva sud, dove si trovano i supporters pescaresi, ed in campo, dove c'è un abbraccio collettivo davanti alla panchina di Auteri. La gara però resta aperta, visto
visto che al 39esimo è pericolosissimo per i padroni di casa Moretti su cross di Sereni. Nella ripresa si parte come nel primo tempo a buon ritmo con all'11esimo l'ingresso in campo di Ferrari per De Marchi nel Delfino che sfiora il gol al 14esimo con Veroli e con Oteri che poi manda poco dopo in campo Clemenza e Memusciai per Dursi e Rasi. Il Pescara passa al 4-3-3 con la gara che vede però meno emozioni rispetto alla prima frazione di gioco anche se al 20esimo è Jacobucci a salvare in area su Rolfini. Fioccano le ammonizioni in casa ospite con la squadra di casa pericolosa anche al 29esimo con il colpo di testa di Bianconi. Al 36esimo poi i biancazzurri restano in 10 per il doppio giallo di Glianes. Auteri corre così ai ripari mandando in campo Frascatore per Rauti. La squadra ospite è costretta a stringere i denti nei minuti finali con i padroni di casa a spingere come prevedibile con maggiore decisione con al 37esimo il salvataggio di Jacobucci sul neoentrato Fagioli. Il Pescara però ci crede nonostante tutto e al 45esimo con Memusciai arriva ad un passo dal vantaggio con il pallone calciato dall'albanese che finisce di un soffio al lato. Poi 5 minuti di recupero in cui non accade più nulla, finisce 1-1, ora la sosta e poi il mercato ma soprattutto possibile novità societarie con l'interessamento della cordata inglese guidata dal patrone del Leeds e di Eleven Sport Andrea Radrizzani. Terza sconfitta consecutiva invece per il Teramo che chiude nel peggiore dei modi il 2021 al Bonolis. La Virtus Entella si impone senza troppi patemi con Morosini e Mercai. La strada per la salvezza adesso si fa davvero in salita. La discesa verticale continua, il Teramo chiude come peggio non si potrebbe il 2021 perdendo in casa contro la Virtus Entella e facendo salire a 11 le reti incassate negli ultimi 270 minuti senza mai andare a segno. Un'involuzione ormai senza limiti quella della squadra di Guidi salvata solo dagli altri risultati che la tengono alla quintultima casella. Come nelle previsioni il tecnico vale il 3-5-2 con Birligé e Bernardotto davanti, fuori gli esterni con Rosso neppure convocato. Dall'altra parte in panchina va Cappello con Volpe che sceglie Morosini e avrà ragione. Diavolo ferito a 3 giorni dalla debacle di Reggio Emilia che prova con il diagonale di Bernardotto in apertura al lato. Dalla parte ligure Lescano il più attivo scalda i guantoni di Perucchini al quarto mentre all'ottavo servito da Mercai alza decisamente la mira. Ma è proprio Morosini l'uomo in più della Virtus Entella al 16esimo raccoglie un servizio aereo di Coppolaro controlla ma spedisce fuori un diagonale da posizione invitante. È al 25esimo però che la mira è quella giusta quando Caric lo serve da destra e il piattone lascia impietrito Perucchini per il vantaggio ospite. La reazione del Teramo è più di nervi, Diavolo che crea poco e anche quando potrebbe, come con Birligé al 40esimo sbaglia la scelta al momento decisivo. La ripresa ricalca più o meno lo stesso spartito, Lescano apre le danze con una conclusione complicata e alta, il Teramo si fa vedere finalmente con la girata aerea di Bellucci imbeccato dal corner di Mungo che dà solo l'illusione del gol. Impressione che invece si fa realtà ma dalla parte opposta al 60esimo, quando Azio Osmanovic si dimentica Mercai che deposita in rete il raddoppio, nonostante la scivolata alla disperata di Piacentini che non riesce ad evitare che il pallone varchi la linea di porta. Lo stesso Piacentini che di petto salva poco dopo, stavolta su Lescano. Entella padrone assoluto del campo con Guidi che inserisce Di Dio e Buà spostando Azio Osmanovic in mediana ma senza trovare le risposte che servirebbero. Anche perché quando l'occasione arriva, come al minuto 82, Bernardotto manca lo specchio della porta dopo il controllo e assist di Mungo. Ma è l'ultimo assalto di un 2021 nero, nerissimo, una crisi senza fine e un futuro ancora più nebuloso che fa davvero spavento. E a proposito di futuro, situazione societaria e PEF del Bonolis, argomenti principali col sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto che sta seguendo le vicende che riguardano la squadra biancorossa e le evoluzioni relative alla compagine sociale. L'ha ascoltata per noi Ania Cantagalli. Chiaramente occorre attendere quali saranno le decisioni e le determinazioni delle autorità competenti in materia sportiva, nel rispetto delle mie competenze e del mio dovere di sindaco, ovviamente fermo restando che non è una funzione specifica, sto monitorando la situazione nell'interlocuzione istituzionale, pronto ovviamente a fare la mia parte, ma ovviamente a non andare, a non poter andare oltre quello che spetta ad un sindaco, perché le problematiche sono diverse. Ha sentito di recente l'ex presidente Iachino e fratelli Ciaccia in tal senso? Non ho sentito assolutamente fratelli Ciaccia, il presidente Iachini sia nella sua qualità
di ex presidente, che comunque si trova ancora in una fase da gestire nel passaggio societario, che al momento è sub iudice, diciamo così, come sappiamo, ma lo sento anche come gestore dell'impianto. Quindi, ci saranno novità per il PEF? Ma come abbiamo detto anche in consiglio comunale qualche settimana fa, non si è fermi, non c'è una situazione di stallo, c'è una situazione che si è rallentata, legata da una serie di verifiche che sono state chieste dal consiglio comunale e dalla commissione. La nostra avvocatura ha recentemente completato la predisposizione alla redazione del parere che la stessa commissione aveva richiesto, quindi si tornerà in commissione in modo tale che serenamente, fatti tutti gli approfondimenti del caso, si procederà ovviamente a consentire al Consiglio Comunale di assumere le sue determinazioni nel rispetto prevalente dell'interesse prevalente pubblico, ma anche assolutamente nel rispetto del proponente, del privato, che è in attesa ovviamente di conoscere quale sarà la determinazione del Consiglio. Lo faremo con la giusta rapidità, ma con un'attività che deve essere fatta per bene, con tutti gli approfondimenti del caso che consentano serenamente al Consiglio Comunale di decidere su questa scelta, dove è chiaro anche queste vicende che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, seppur essendo seppur siano decisamente separate, comunque in un certo qual modo diciamo così, nell'opinione pubblica e anche insomma, nelle valutazioni del decisore, possono in un certo qual modo anche incidere quantomeno nelle valutazioni che ogni singolo poi consigliere potrà fare. Grazie. Veniamo in Serie D, e la Vastese, la squadra abruzzese migliore di questo finale d'anno. Gli aragonesi passano a San Benedetto contro il Porto d'Ascoli e centrano il quarto successo consecutivo. Dicembre da incorniciare per la Vastese, che in anella 4 vittorie consecutive per Natale si regala una posizione di classifica di tutto rispetto. Contro un Porto d'Ascoli decimato e che non ha approcciato bene la gara, i biancorossi hanno alternato sprazzi di bel gioco a momenti di grande praticità. Davide Ciampelli deve fare a meno, oltre che dell'acciaccato Battista, anche degli squalificati D'Alessandro e Verdesi. Nel 4-3-3 i riferimenti offensivi sono Napolano al centro con Sapone e Noicaro. Stesso modulo anche per D'Addario. Al centro della difesa gioca Allegra al posto di Altobelli, in avanti Lenoci e Scafetta, Darmanforte ad Alonzi. Dirige Giuseppe Sassano di Padova. Subito forte l'avvio di gara degli ospiti, che si fanno preferire sul piano del palleggio e da una manovra costruita sul settore di sinistra passano a condurre. Diallo pesca al centro dell'area di rigore Alonzi, bravo a proteggere e chiamare la conclusione da fuori Agnello, che complice una deviazione beffa testa alla sua sinistra. Seconda rete in stagione per il centrocampista dopo quella segnata al Fiuggi. Il Porto d'Ascoli assente ingiustificato, fin qui non riesce a proporre azioni degne di nota, così la Vastese ne approfitta e si porta sul doppio vantaggio al quarto d'ora, complice anche una clamorosa amnesia difensiva arancione. D'azione d'angolo, Scafetta, lasciato troppo libero di colpire, irrompe sul primo palo e di testa raddoppia. I padroni di casa danno segni di vita a metà frazione. Napolano pennella bene un pallone diretto sul secondo palo, dove Noicaro di testa prova ad indirizzare verso la porta, ma Di Renzo, con il ripiegamento di Diallo, chiudono in corner. Prendono coraggio i padroni di casa, vicini a riaprire l'incontro alla mezz'ora. Azione insistita degli arancioni, con la sfera rimessa in aria da un colpo di testa di Sensi. Il pallone giunge a Sapone, che sotto porta in scivolata non trova lo specchio. Provvidenziale nella circostanza l'uscita a valanga di Di Renzo, che affretta la conclusione dell'attaccante. L'ultimo quarto d'ora perde l'intensità con la Vastese, forte del doppio vantaggio, attenta a non concedere spazi agli avversari. All'inizio ripresa non ci sono più Sapone ed Evangelisti, al loro posto Ciampelli manda in campo Petrice e Pietro Paolo. Dal tunnel esce un altro Porto d'Ascoli, che chiude gli avversari nella propria metà campo e trovano il pareggio al decimo minuto grazie ad un autentico eurogol di Pasqualini, che, salito dalle retrovie, trova l'incrocio dei pali con una bordata dai 30 metri. Primo sigillo stagionale per il difensore. Gli ospiti si fanno rivedere in avanti al 20. Break centrale di Nicolas Di Filippo, che dopo aver anticipato il suo diretto avversario non ci pensa due volte, tiro forte ma centrale, parato in due tempi da testa. Al 25esimo battibecco tra le due panchine, gli animi non si placano, così interviene il direttore di gara, che allontana due componenti dello staff di mister Ciampelli. Cambia anche D'Addario, che inserisce Panaioli e Altobelli, ma è ancora Porto d'Ascoli a rendersi pericoloso alla mezz'ora con Noicaro, bravo ad anticipare la difesa sul primo palo, ma il suo tocco d'esterno si perde fuori di poco. La Vastese ha il match ball al
40esimo, quando Alessandro, dopo aver scambiato con Sansone, va giù in area con Sassano a decretare il calcio di rigore dagli 11 metri. Lo stesso Alessandro non calcia benissimo e si fa ipnotizzare da Finori, da poco in campo al posto di testa. Il finale è un assalto del Porto d'Ascoli che però non produce gli effetti sperati. Dopo 5 minuti di recupero al triplice fischio esplode la gioia della Vastese, che con questa vittoria sale a 23 punti in classifica, pari punti coi cugini del Pineto. Ora la pausa natalizia, mentre alla ripresa il 9 gennaio sfida contro il Nereto. Prima di chiudere, una notizia da poco arrivata in redazione che riguarda la politica e le elezioni provinciali di Chieti. Il ricorso promosso dal centrodestra per sospendere le elezioni è stato dichiarato infondato dal TAR e dunque si procederà alla proclamazione del presidente e dei consiglieri dopo il termine delle operazioni elettorali. Dunque da domani Francesco Menna, sindaco di Vasto e dunque neoeletto alla presidenza della provincia di Chieti, potrà succedere a Mario Pupillo. Questa è una notizia giunta da poco in redazione, dunque il ricorso è stato dichiarato, il ricorso del centrodestra, infondato dal Tribunale Amministrativo Regionale. E con questa notizia chiudiamo la prima edizione del nostro TG6. I servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona giornata.